Due carte coperte, le altre sul tavolo, le altre cinque sul tavolo. 8 e 7. Passo. David non ci sta, Danielino. Asse 9. Dovrebbe giocare, infatti. Sì, probabilmente rilancia. Prende in mano le fish. Pass. Josh. Jack e 8. 5 e 3. Una mano che si passa facile. Vediamo se Chris ci sta o meno. No, ma si passa facile con le 5 e 3. Però. No, non farlo, Chris. No, Chris. Chris, ti prego, non farlo. Sei in televisione. Sei in televisione e non hai avuto neanche la reazione immediata per l'all-in. Per cui. Ci sta pensando. No. Ha annunciato l'all-in. L'all-in! A scoppio ritardato! Attenzione, ma Danielino! Ma ti fa una radiografia psicologicamente, Danielino! A Chris gli è partita la scheggia. Mamma mia, via con l'embolo! Ai! E qui Daniel, per vedere, deve aggiungere $530,000. Vediamo se Danielino ci sta o meno. Non è facile. Però se l'ha studiata, dai. Non ha avuto reazione. Non è facile fare call qua con un asso 9. C'è però da dire che Daniel ha comunque molte chips da parte sua. Quindi si può permettere di prendere il rischio. Ci sta? Intanto le conta, le separa. Ci sta pensando, eh? Riparte il classico show di Daniel. Fa un paio di conti. In realtà ha già deciso. Ha già deciso. Ha deciso di sì? Sì. Ha deciso di sì! Eccolo qua. E Chris fa anche il figo, dice... Ma mica tanto. Quello ma non c'ha niente. Quello non era un... Mamma mia, non c'ha niente. Non era assolutamente un grido di gioia quello di Chris. Tu dici? Sa di avere 5-3. Era stizza, non c'è niente. Però attenzione dalle percentuali. Andiamo a vedere, dai, tocchiamocelo. Ha comunque un 37% con 5 e 3. E mancano ancora 5 carte. Giù le 3 del flop. Tutto può succedere. Il turn e poi il river. Ride la disperazione, invece Daniel ride soddisfatto. Mamma mia, Chris, che embolo che gli è partito. Gli è partita la scheggia, è tipico di giocatori solidi. Ma secondo te cosa succede? Perché? Perché non giocava, non aveva mai carte, ha voluto prendere... E vediamo, attenzione, due donne, un 10. Nessun aiuto per Chris, tra l'altro è un flop molto buono per Daniel, perché nel caso di segnare fuori un 10 alla quarta carta, Daniel avrebbe vinto sicuramente la mano. Chris, solo un 5, solo un 3. Esattamente. Solo un 5, solo un 3 per Chris, se no lo salutiamo. Un 6. Vicino, ma non il 5 e non il 3. C'è un aereo da Atlantic City che sta decollando, Chris. Se ti muovi lo prendi, perché attenzione, ho un 5 o un 3 adesso. Di nuovo, Chris ha bisogno del 5 o del 3 per poter vincere. O un 5 o un 3. No, il 9! È un 9 che dà la doppia coppia a Daniel, che in realtà non aveva bisogno. A casa! Chris a casa! Abbiamo perso Chris al quarto posto, che vince 181.